Buongiorno, bentornati. Oggi andiamo a vedere alcuni esercizi per le nostre gambe. Tappetino, seggiola, elastico. Quindi iniziamo ad avvolgere le nostre gambe e ad annodarle. Ci possiamo fare un bel nodo, i piedi li uniamo, annodiamo bene le gambe con un nodo o un occhio o un fiocco. Da qui spalle sempre basse, lontane dalle orecchie, andiamo solo ad aprire le ginocchia verso l'esterno. Cercate di non sollevare la pianta del piede, ma di aprirle fin dove riuscite, mantenendo bene i piedi attaccati. Certo che andate a sentire bene un po' che la luce si stacca un po', però cercate sempre di mantenere il contatto con tutto il piede in modo da lavorare solo bene con le ginocchia e con l'anca. E ancora 4, espiro 3 e 2 fuori l'aria e l'ultimo e ritorno. Da qui andiamo ad aprire solo la gamba, meglio farlo senza. Apro e ritorno, pulisco per terra e ritorno. Fuori l'aria e torno. Ancora 4 e chiudo. Espiro 3. Fuori l'aria 2. L'ultimo e ritorno. Sinistra che si apre. Aprite anche poco. Cercate però di mantenere l'altra gamba bene ferma. Espiro, apro e chiudo. Fuori l'aria e torno. Espiro. Chiudo, ancora 3 e chiudo, 2 e chiudo, l'ultimo e chiudo. Apriamo insieme e rimaniamo qua. Mantenete anche l'elastico fermo con le mani e andiamo a fare dei piccoli moleggi verso l'esterno, fuori l'aria. 1, 2, 3, 4, 5, c'è bene la parte dietro, la parte laterale, laterale che lavora. 3, 2, 1 e andiamo a chiudere. Perfetto, sciolgo un po', ora andiamo a sciogliere questo elastico. Sciogliamo l'elastico e andiamo a portare l'elastico sotto il piede destro. Ora mi vado a girare questa posizione in modo da vedere sempre sia non appoggiata e andiamo a fare la bicicletta. Espiro. Se vedete che è troppo complicato, allora vi potete appoggiare. Se no, cercate di rimanere bene in posizione di allungo. Cambio verso. E tengo da qua, braccia ferme, il tallone che cerca il terreno. Piccoli molleggi, fuori l'aria. Vado giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilasso. Cambio piede, prima di cambiare sciogliamo un po' anche il collo e le spalle. Cambiamo dall'altra parte, incrociamo sempre e sollevo e mi allungo, schiena dritta, bene piatta e allungo, fuori l'aria. Espiro, fuori l'aria, espiro, cambio il verso e fuori uno, espiro due, mi allungo al soffitto tre, spiro quattro, tengo la posizione e il tallone che cerca la terra e vado in giù, cresco, fuori uno, cresco la schiena, due, tre, 4, 5, espiro, 6, 7, 8 e ritorno e scelgo. Benissimo, adesso lasciamo l'elastico un attimo e andiamo a lavorare sulle nostre caviglie, destra e sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui apri fuori e chiudi i piedi. Mi rigiro. Da qui. Apro, chiudo.
apro, chiudo, senza elastico, e cercate di spingere fuori le dita e torno, ancora 3, ancora 2 e 1, chiudo, allungo la gamba, mantengo bene il piede a martello. Brutto, eh? Piede a martello. Andiamo subito, fatto così. Ok. Dopodiché ritorniamo sul primo piede. Pensate all'alluce che va verso di voi e poi al mignolo, dentro e fuori, dentro, fuori, ancora 2, per l'ultimo rimango con il piede verso l'esterno, con il mignolino che cerca di tirare, di raggiungere la vostra anca, e voi tirate, tirate un po' per incrementare l'eversione, poi vado di inversione, poi vi prendo la storta. E tengo anche qua. Tutti questi lavori servono per mobilizzare la bene la caviglia, allungare il tibiale anteriore e fuori. Mi fermo in centro e ruoto. Ah, per la mia caviglia. Cambio il verso. Ok. Cambio piede e vado dentro e fuori, in fuori e in dentro. Giocate un po' con le mani, con le braccia per andare a lavorare bene sul vostro piede, dentro e fuori. Tiro da una parte e tiro dall'altra. E poi rimango verso l'esterno col mignolino che cerca la vostra anca in eversione di piede. E tengo. Dopodiché vado in inversione portando la luce verso il vostro, verso la vostra pancia. Dopodiché vado e inizio a fare delle circolazioni del piede. Inspirate e respirate sempre, cambio il verso, cercando di spingere bene l'elastico verso il basso, perfetto, ritorno e sto. Ok, adesso ci spostiamo sempre con la sedia.